L'emozione della poesia e la poesia delle emozioni in un viaggio attraverso tutto il pianeta con corti di fiction, videopoesie e videoclip a dir poco geniali ed ammalianti hanno caratterizzato l'ottava edizione del Festival Modicano gemellato a Gela. La lettura dei versi dei poeti Carmelo Nicosiano e Rocco Vacca hanno impreziosito la seconda serata rendendo omaggio anche alla Settimana Santa celebrata e vissuta da tutta la comunità con estrema devozione. La giuria popolare ha assegnato i premi Gelo in Versi 2016 che sono stati consegnati personalmente da Elio Castellino al direttore artistico del Festival Versi di Luce 2016, Tiziana Spadaro a Modica, la quale ha chiesto alla città di Gela una programmazione in rete delle future manifestazioni cinematografiche e culturali. Al primo posto è arrivato un cortometraggio spagnolo dal nome Si tu viera noios, che è stato un cortometraggio molto apprezzato. Ha vinto con un punteggio di 375 voti. Subito dietro, a distanza di 3 voti, è arrivato un cortometraggio italiano, L'ultimo viaggio, che devo dire anche se è stato molto apprezzato dal pubblico e rappresentava un cortometraggio che trattava delle tematiche molto più leggere. E anche quest'anno dobbiamo dire che i cortometraggi si sono rivelati veramente di grande qualità, e questo dovuto anche alla selezione che avviene da parte della giuria del Festival del Cinema Zia di Monica di Gela. Nella seconda giornata abbiamo assistito alle videopoesie e videoclip. Al primo posto è arrivata la videopoesia Ferro Ormola, che è anch'essa vincitrice di tanti premi in tutta Europa, e al secondo posto il videoclip Sorrow in Two Stone. Un grande successo di pubblico e anche di critica, un evento di qualità che senza dubbio eleva la nostra città anche a livello, insomma, del comprensorio per un evento di grande spessore culturale. E la 2 giorni è andata bene a livello di successo di pubblico, anche considerando che la seconda giornata era un lunedì lavorativo, la chiesetta San Biagio era piena. E devo essere sincero, sono rimasto molto soddisfatto dell'organizzazione delle associazioni che hanno scelto i cortometraggi, le videopoesie, sono state di grande qualità e finalmente abbiamo visto a Gela qualcosa di diverso.